Sono proiettati sul futuro prossimo e quindi da domani a lavorare su tutto questo. Mi farebbe piacere, se hai mezz'oretta, quando ce l'hai, di fare un bilancio di quest'anno, perché non è ancora andato in archivio. No, ma possiamo farlo ovviamente più ampio, anche parlando su singole situazioni, assolutamente, che questo non... Poi è giusto parlare del futuro, però. No, assolutamente. Ci vuol dire, parlare del futuro, no. No, io non voglio parlare del futuro, voglio in questa stagione, ovviamente anche l'analisi, ovviamente non quella che poi può essere fatta tra virgolette, l'analisi fa parte di parlare del futuro, anche l'analisi seria, se dico ancora non ti chiami, no, è così, perché io credo che ci siano tanti esempi di sport in positivo e di sport di chiacchiera, okay? Questo non è sport italiano, cioè non so, ci sono. Non voglio fare nomi anche nel calcio, ci sono tanti esempi. Credo che se ci si fa condizionare dagli esempi negativi, da non so, io la prima volta l'ho detto che la prima pagina della Gazzetta dello sport era dove passano la cartina del mondo, dove passano i giocatori delle vacanze di Natale. Secondo me quella è povertà di un paese, di una cultura sportiva, perché poi lo sport è tanta cultura del nostro paese, allora, questo voglio dire, nel senso non mi riferisco, in positivo a situazioni qua, ma ci sono tanti modi per affrontare la situazione, ci sono tante squadre, tanti club che hanno continuità nel vincere, tanti club che sono ondivaghi e quindi credo che questo sia importante nel rispetto del lavoro di ognuno. Due parole magari sul pubblico. Pubblico, assolutamente, il pubblico è, secondo me, come ho sempre detto, è un pubblico che vive la partita. Io ho sempre detto che è un pubblico che al 95% è spontanea. E questo credo che sia la cosa più bella, È un pubblico che gioca la partita, si arrabbia, critica, e questo e quell'altro, ma gioca la partita e si diverte a giocare la partita. Io credo che questo sia la cosa più bella che si è costruita in questi due anni, e quindi credo che, ed è questa qualità che dà la forza, ma non a me, dà la forza al Presidente di continuare, anche se ovviamente tutto può essere, come ambiente, tutto può essere migliorabile. Questo penso che è stata un dettaglio importante che ha voluto sottolineare il Presidente. Grazie.